Perché la democrazia non si svende, voglio essere molto, molto sintetica, e non c'è un prezzo astrattamente individuabile per poter dire io rinuncio a tanti diritti, non solo parlo della possibilità di eleggere il Senato, ma la possibilità di vedere garantiti anche molti diritti fondamentali per il risparmio di pochi emolumenti o perché una legge è stata scritta con un titolo accattivante. Questo referendum penso che sia anche una sfida per noi cittadini italiani che chiediamo da tante prospettive, in tanti aspetti, il cambiamento, ma questo cambiamento arriverà soltanto se noi la smetteremo di lamentarci e criticare, ma diventeremo soggetti attivi. Abbiamo un'occasione per farlo con questo referendum, quindi io invito tutti e ognuno per le proprie possibilità a farsi promotore dell'informazione. Poi ognuno sarà libero di votare liberamente e deve essere libero di votare liberamente, ma noi non ci possiamo permettere su una riforma che modifica più di un terzo della nostra Costituzione operazioni propagandistiche, perché ne va della democrazia. La democrazia significa il benessere di tutti quanti e la possibilità di vivere insieme secondo delle regole condivise. Queste sono delle regole che non sono state condivise, che spaccano il paese e che non migliorano. Non vanno verso la modernità. Per me modernità è democrazia partecipativa, è condivisione delle decisioni più importanti, ma va verso vecchi modelli, occultati, mistificati, che sono quelli della verticizzazione del potere e dell'attribuzione del potere in mano a poche elite, che poi siano travestite da partiti, da movimenti o da altro, è un inganno nel quale credo che i cittadini italiani non cadranno più.